Gazzettari, ben ritrovati con un nuovo video qui dalla Gazzetta MMA. Di che cosa parliamo oggi? Ritorniamo sull'aggiornamento che vi avevo rilasciato ieri, ovvero sul possibile match tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, perché ci sono un sacco di novità molto interessanti e dunque ne andiamo a parlare in questo video. Prima di incominciare, però, ragazzi, lo sapete, come sempre, spolliciate per supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella delle notifiche e come sempre vi riporto qui sotto in descrizione tutti i documentari fatti fino a questo momento sulla vita dei fighters, tra i quali Marvin Vettori, Jon Jones, Adesanya, Hamza Chimaev e tantissimi altri, li potete chiaramente ritrovare all'interno della playlist del canale. Allora, avevamo parlato ieri di una possibilità che sembrava abbastanza concreta perché confermata proprio dallo stesso Dana White, che vedeva Elon Musk potenzialmente andare a combattere contro Mark Zuckerberg in un incontro di MMA, chiaramente all'interno della UFC, col pelatone di Brazzer che ha già incominciato a contare i perdoni che riuscirebbe a farsi attraverso le pay-per-view. Detto questo, ci sono stati degli aggiornamenti molto interessanti oggi, dei quali io voglio parlare in questo video. Il primo aggiornamento da parte di GSP, Georges St-Pierre, ragazzi, che si è offerto di allenare Elon Musk, perché gli ha mandato un tweet nel quale ha detto: Elon Musk, sei una persona che mi piaci, ti stimo come imprenditore, eccetera, eccetera. Mi offro volontario per allenarti nel prossimo incontro contro Mark Zuckerberg. Elon Musk ha aspettato un po' di tempo, un paio di giorni, poi oggi ha risposto a questo tweet dicendo: Let's do it. Con due emoji delle fiamme, quindi praticamente facciamolo, allenami, ci sto. La seconda notizia interessante è quella di Chael Sonnen, ragazzi, perché l'ex grandissimo fighter UFC, adesso personaggio davvero di spicco all'interno di questo mondo, tramite soprattutto il suo canale YouTube, che credo abbia più di 1 milione di iscritti, che si è sbilanciato tantissimo dicendo di aver parlato al telefono proprio con Elon Musk, scusatemi, con Mark Zuckerberg, che lo ha chiamato e che gli ha detto che ha accettato di combattere proprio contro Elon Musk a UFC 300 quest'anno. Quindi una notizia che dire bomba è dire poco, soprattutto perché è venuta da Chael Sonnen, che è un personaggio rispettabilissimo, è una figura apicale all'interno di questo ambiente, dunque se dice qualcosa io quantomeno personalmente mi fido. E ha detto che appunto ha parlato proprio lui di persona con Mark Zuckerberg, e che lo stesso Mark gli ha confermato che per UFC 300 si farà questo incontro. Ora, fonti vicine a Mark Zuckerberg poche ore fa hanno smentito il tutto, dicendo che questa telefonata tra i due non c'è mai stata, che Mark non combatterà in un incontro di MMA contro Elon Musk. Però ragazzi, nonostante questa possa sembrare Fanta MMA allo stato più elevato possibile, facciamo un ragionamento, perché secondo me, non voglio dire che si farà chiaramente, ma non è una roba così tanto impossibile arrivati a questo punto. Perché? Ma Elon Musk ha detto che lo vuole fare, lo ha detto più di una volta, e ha anche scritto proprio su Twitter, rispondendo a GSP dicendo: facciamolo, ci sto, mi voglio allenare con te. Dall'altra parte, io sinceramente non credo che Chael Sonnen si metta a dire cazzate, non avrebbe alcun senso, avrebbe solo da perderci, perché avrebbe da perderci in credibilità, avrebbe da perderci e basta. E poi non capisco quale sia la sua convenienza di inventarsi una telefonata che non c'è mai stata con Mark Zuckerberg. Dall'altra parte abbiamo Mark Zuckerberg che di cazzate ne dice tante, penso che questo sia sotto gli occhi di chiunque. E poi, rimanendo proprio in ambito MMA, giusto un annetto fa, quando aveva fondamentalmente comprato tutti i posti disponibili per UFC Fight Nights Vegas, ora non mi ricordo neanche qual era esattamente, dove Dana White fino all'ultimo secondo aveva smentito, come se fosse quasi offeso dalla possibilità che Elon Musk avesse acquisito tutti i biglietti per gustarsi la card, solo lui, la moglie e il pelatone. E poi cosa è successo? Che si era effettivamente comprato tutti i biglietti. Quindi, secondo me, quantomeno le trattative per questa cosa ci sono, perché se no non si sarebbe scatenato tutto sto polverone.
Vi ripeto, secondo me qualcosa sotto ci dovrà pure essere. Vedo più plausibile un Mark Zuckerberg che non è convinto al 100% di fare sta cosa o non è sicuro che sta cosa veramente andrà in porto e dunque non si vuole sbilanciare e dunque va a negare questa telefonata con Chael Sonnen. Ma che la telefonata con Chael Sonnen ci sia stata, io mi sento di metterci proprio la mano sul fuoco perché non avrebbe senso per lui inventarsi una cosa del genere, proprio avrebbe solo ed esclusivamente da perderci. Quindi secondo me la chiamata c'è stata, poi se l'incontro si farà o no, impossibile dirlo, però la chiamata c'è stata, tanto quanto c'è stata la risposta di Elon Musk al tweet di GSP. Tanto quanto, e questa poi va presa con le pinze perché parliamo sempre di Dana White, tanto quanto c'è stato lo sbilanciarsi del proprietario, anzi ex proprietario, ex co-proprietario, perché poi c'aveva il 10% della UFC che diceva, che ha detto, ho parlato con entrambi e entrambi sono assolutamente convinti di voler fare una cosa di questo tipo. Io ragazzi, l'unica cosa che so per certo è che un incontro come questo, nonostante sia un incontro tra due persone che poi con questo sport non ci incastrano assolutamente niente, ma un incontro come questo, a livello di visibilità, a livello di hype, a livello proprio di clamore che potrebbe portare sulla scena MMA, io credo che manco, che ne so, forse, ma neanche, ragazzi, ma neanche Khabib contro Conor 2 riuscirebbe a portare il ritorno d'immagine che riesce a portare un 51enne, 52enne, quanti anni ha Elon Musk, che va a combattere contro Mark Zuckerberg. Perché vi ripeto, davvero un ritorno d'immagine assurdo, e io infatti spero che succeda, chiaramente spero che succeda, spero che con questa opportunità più persone si possano appassionare a questo sport, soprattutto in Italia. E quindi ragazzi, niente, questi sono gli ultimi aggiornamenti, secondo me è una vicenda che andrà avanti ancora per parecchio tempo, e poi se questo incontro veramente si farà lo sapremo davvero all'ultimo. Tra l'altro, una cosa interessante che ho letto, ma che credo che sia, mi sembra davvero il minimo, onestamente, è che le pay per view, gli incassi delle pay per view andranno tutte in beneficenza, perché mi pare ovvio, chiaro ed evidente che nessuno dei due richieda soldi o abbia bisogno dei soldi della UFC, nel senso. Gli danno la paghetta a Dana White e se lo comprano 10 volte. Questo mi pare ovvio e chiaro. Quindi vi terrò aggiornati con i possibili futuri sviluppi, scenari di questa situazione. Vi invito caldamente, come sempre, a spolliciare per supportare il mio lavoro, iscrivervi al canale, attivare la campanella come fate per non perdervi i prossimi video. Vi ricordo che all'interno del canale playlist con tutti i documentari, prossimo in uscita Tony Ferguson. E dunque, niente ragazzi, ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao, belli!